Quello che è emerso è sicuramente il bisogno di supporto, quindi di conforto, ma anche di confronto. Quando si capisce di essere nella stessa situazione, si riesce a tirare fuori una forza per superare insieme questi momenti difficili. Credo che il bisogno più importante sia quello di essere ascoltati. Avere e godere tutti di pari opportunità e un accesso all'istruzione che sia equo. Con il rientro alla normalità, e ci auguriamo che avvenga presto, saranno sempre più evidenti i danni provocati da questa emergenza. Ci sarà un forte bisogno di ricostruzione sociale. In questo periodo siamo rimasti in contatto con le famiglie che hanno bambini dai 0 ai 6 anni. Abbiamo proposto loro delle semplici attività da realizzare a casa e le abbiamo sentite tramite videochiamate individuali e di gruppo e abbiamo creato una chat all'interno della quale ci siamo scambiati riflessioni, pensieri ed emozioni. Le famiglie dei nostri progetti sono sottoposte a una grande pressione. I bambini hanno come unico punto di riferimento i propri genitori e c'è un forte bisogno anche di collegamento tramite device elettronici e riscontriamo un bisogno forte da questo punto di vista, soprattutto per le famiglie con problemi, economici. L'Albero della Vita lavora in contesti di estrema fragilità culturale e sociale. In questi contesti, l'arrivo della pandemia del Covid-19 ha generato una serie di problematiche che con il passare delle settimane si sono progressivamente acuite. Siamo operativi, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie, per garantire un sostegno socioeducativo continuativo a tutti i bambini e alle loro famiglie, attraverso le opportunità offerte dalle reti digitali come WhatsApp, Skype, chiamate telefoniche, videochiamate, quindi. Offriamo una continuità educativa a favore della genitorialità. Il nostro impegno si concretizza anche nella fornitura di tessere prepagate per offrire un supporto alle famiglie che hanno perso ogni tipo di entrata economica, così come il supporto per accedere alla didattica online attraverso la consegna di tablet con connessione internet. Per la situazione che si evolverà nei prossimi mesi, nutro speranza, impegno e cura nel continuare a garantire benessere, protezione e aiuto ai bambini e alle loro famiglie.